Com'è che ti è venuta l'idea di fare queste cose? Com'è che dall'idea di farne magari uno per divertirti sei passata ad esporle in pubblico? Poi mi dicono che sei anche su Facebook, eccetera. Com'è successo? Ma praticamente ho cercato di creare da un semplice pezzo di legno un qualcosa di artistico, di nuovo, che magari non è così semplice da fare o non tutti hanno la possibilità di poterlo realizzare. E con una certa voglia anche di esprimere me stessa ho iniziato a disegnare delle forme, delle linee astratte o anche un po' più concrete, ad esempio forme di sagome di animali, cose di questo tipo. E ho pensato così di provare a esprimermi, a vedere se la mia idea può essere una cosa che piace anche agli altri. Ecco, ma allora adesso tu per vivere stai studiando ancora? O questo per te è un lavoro? O fai un altro lavoro e pensi che pian piano questo potrà diventare il tuo lavoro unico? Cioè, io faccio un discorso molto terra terra, no? Come magari le mamme che ci vedono, no? Pensano a te come a una figlia e si fanno queste domande. Sì, allora io è da 7 anni che ho finito la scuola, quindi ho lavorato un po' come segretaria in giro così, ma i contratti al giorno d'oggi sono quelli che sono. E ho detto provo a vedere se con le mie abilità nella lavorazione del legno riesco a magari crearmi un futuro e avere una qualche possibilità in più che viene direttamente dalle mie mani e sperando che poi il mercato rinizi a muoversi un po'. Quindi in questo momento fai soltanto questo? Sì, per il momento sì. E diciamo che rispetto alle tue intenzioni quando hai incominciato, com'è la risposta? È particolare, ma è molto soddisfacente comunque come cosa, perché vedo che la gente inizia a apprezzare anche l'idea del riciclaggio e ad esempio io uso aneline all'acqua, quindi colori diciamo che lasciano bene tralasciare le venature del legno, da lasciare proprio l'essenza del legno il più naturale possibile. Questo piace al pubblico. Sì, interessa molto, questo attira, poi bisogna un po' vedere anche dalle forme, però comunque piace. Ho sentito prima che qualcuno diceva che comunque queste sono cose che tu fai con gli scarti del legno di altre lavorazioni, quindi è anche una forma di riciclaggio? Sì, queste praticamente inizialmente sono delle travi dei tetti. Io vado direttamente presso la segheria, prendo questi blocchi di legno e da lì disegno una forma e ricavo un qualcosa che può essere utile per l'ufficio o solo in camera, così da comodino per la casa. E poi adesso parliamo un attimo dell'attrezzatura, perché qui c'è lavoro di levigazione mica poco, cioè c'è tanto da lavorare. Allora, qui non penso che sia soltanto cartavetro e olio di gomito, hai anche degli attrezzi particolari per fare questi lavoretti? Sì, allora io utilizzo la sega nastro che è quello che mi permette di fare tutta la lavorazione della cassettiera e poi utilizzo la levigatrice e poi il resto, comunque la finitura è tutta fatta a mano. Io praticamente solo la levigatrice e la sega. Quindi si può dire che ogni pezzo è un pezzo unico, sono tutte piccole opere d'arte? Oppure hai anche un discorso di lavoro in serie? No, in serie faccio il meno possibile anche perché io preferisco l'originalità e anche le cose diverse perché se no diventerebbe un lavoro. Invece questa è nata come passione e anche se è diventato ora il mio lavoro, voglio che continui questa passione. Insomma, l'artista, conosciamolo meglio? Allora, io sono Noemi Bisotto, sono di Roccavione, ho 24 anni e ho iniziato questa nuova esperienza giusto da poco. In bocca al lupo. Grazie.